Dottoressa Romano, l'Università di Catania, insieme ad altri enti, ha realizzato una pubblicazione che si intitola Specie erbacee spontanee mediterranee per la riqualificazione di ambienti antropici. Praticamente il libro voleva essere una divulgazione di alcuni argomenti che noi studiamo da un punto di vista sperimentale, cioè la possibilità di introdurre piante erbacee spontanee all'interno degli spazi a verde. Le piante erbacee spontanee in inglese vengono denominate wildflowers e da tempo sono degli elementi sempre presenti negli spazi a verde. Intendiamo dei fiori di campo, intendiamo anche delle piante che potrebbero essere autoctone, delle piante annuali o poliennie, caratterizzate soprattutto da fiori molto vistosi. Nomi comunissimi, parliamo di papavero, parliamo di fiordaliso. Il problema che mi preme sottolineare è che il fatto di avere un fiore vistoso, non è casuale, perché in natura le piante con fiori vistosi hanno bisogno spesso di insetti per l'impollinazione. È un progetto bello, ambizioso. Parliamo un po' della sua realizzazione. Allora, la sua realizzazione è praticamente derivante a qualcosa che deriva un po' dalla società, cioè praticamente la società ha bisogno di percepire il verde, ha bisogno di vedere del verde intorno a sé. Primariamente sono state oggetto di interesse la colonizzazione di rotatorie stradali, di aiuole urbane, di parchi, e poi appunto è stato, diciamo, di recente interesse quello di cercare di mimare un po' quello che è stato fatto nel nord Europa, cioè collocare questi fiori anche per esempio in verticale con la realizzazione di giardini verticali. Da noi sono veramente poche queste realizzazioni, alcune ci sono. Dove si trovano? Allora, a livello di tetti verdi praticamente ci sono solo delle cose sperimentali. Il Comune di Firenze, sottolineo che non ci siamo coinvolti noi direttamente, è il Comune di Firenze che le realizzate, ci sono delle rotatorie urbane, delle aiuole colonizzate da fiori, e è assolutamente la novità che ha sorpreso un po' tutti i cittadini che si ritrovano intorno a dei paesaggi tipici delle campagne attraverso questo loro inserimento in città. Lo slogan dell'Eur è città nella città, ma è una città giardino l'Eur. Quali sono però i problemi legati alla gestione dei parchi e del verde urbano? Occorre ribadire che l'Eur è anche una risorsa vitale per la capitale, con i suoi 635.000 metri quadri di parchi e giardini. Problematiche gestionali certamente in questo periodo di contingenza economica. L'Eur è un quartiere anche dove i cittadini sono molto agguerriti, molto attenti al loro territorio. Quali pensa possano essere delle azioni per favorire anche il coinvolgimento dei cittadini nella protezione del verde urbano? Io onestamente guardo invece i cittadini, i comitati di quartiere, come un aiuto, un ausilio. La cosa importante per quanto riguarda il verde è la partecipazione, negli interventi, quindi informare i cittadini di quello che si sta facendo. A volte si vanno a sistemare delle buche, nei vialetti eccetera, vedono le ruspe o i muletti e si allarmano. Quindi poter fare una programmazione partecipata penso che sia un dovere delle istituzioni. Parlo delle istituzioni perché la nostra società è una società partecipata per il 90% del Ministero dell'Economia e Finanza e per il 10% di Roma Capitale, da Roma Capitale, per cui siamo soggetti pubblici e quindi delle vere istituzioni. Architetto Duilio Ferrante, lei oggi è qui al nostro convegno ISPRA dedicato alle piante e alla natura. Lei lavora con legno. Qual è la sua testimonianza su questo materiale e quindi sul valore dei materiali naturali usati per costruire? Il legno è una materia viva e
credo sia la cosa più bella che l'uomo ha così scoperto tramite il taglio delle piante o le piante che cadevano naturalmente. Lei è anche un artista perché realizza delle opere d'arte di legno. Arte e ambiente, binomio possibile? Sicuramente sì, anzi senz'altro sì. Credo che l'arte è quella cosa che è stata tramandata negli anni e per secoli. Guardiamo i greci, i babilonesi, gli egizi, per cui fare un qualche cosa per fare qualche cosa non aveva senso. Si faceva qualche cosa perché si lasciava ai posteri un segno d'arte. Thank you.